Quando entro in una palestra, sinceramente guardo tre cose: se c'è un buon rack, se c'è una chest press decente, la terza cosa non è la segretaria, ma è proprio la leg press. Perché? Credo che questa consenta effettivamente, rispetto a una pushata con il bilanciere, di effettuare esercizi, comunque di entrare in modalità di lavoro decisamente differenti, giocare sulle tecniche di intensità, giocare su varie porzioni di ROM, rallentare determinate fasi della ripetizione e si presta tanto con alcune accortezze al lavoro specifico del quadricipite quanto sulla catena posteriore. Avviciniamoci. Oggi ho un cameraman veramente della fine del mondo, eh? Un bel ragazzo. Non quanto me. Allora, come vedete, la pedana di questa leg press, che è della Barbarian Line, è abbastanza piccolina, ma non per questo meno versatile. Allora, ipotizziamo di voler dare uno stimolo prioritario sul quadricipite. È importante in questo caso tenere a mente che le due articolazioni che lavoreranno di più, che avranno più range articolare, saranno quella del ginocchio e quella della caviglia. Allora, sellino inclinabile, nel momento in cui lo stimolo vuole cadere sul quadricipite, lo si porta tutto in basso. Per quale motivo? Così la catena posteriore meno allungata, più rilasciata, più rilassata. Secondo step, dove posizionare i piedi sulla pedana? Bisogna ricordarsi in questo caso che una limitazione del ROM totale può aiutarci a tenere la tensione sul quadricipite, evitando che la catena posteriore subentri nel movimento. Se ti avvicini, Matteo, addirittura qui c'è anche un piccolo rialzo nella parte più bassa della pedana. Poi, con queste scarpe, che hanno un ulteriore rialzo, queste sono le powerlift, ne viene fuori qualcosa di veramente molto, molto, molto carino. Scusate, ma oggi abbiamo lavorato un tantino. Come avete visto, l'escursione articolare non è esagerata, ok? Si rimane nell'ambito di principale competenza del quadricipite. Non posso scendere nemmeno troppo in basso, pur volendo, anche perché mi ritroverei i femori contro. Lo schienale completamente in basso mi aiuta a distendere la catena posteriore. La narrow stance, quindi la stance, i piedi molto vicini, le scarpe con un piccolo rialzo e contemporaneamente l'ulteriore rialzo sul tallone mi aiutano a sbloccare un po' l'articolazione della caviglia. Avete presente il classico rialzino sotto i talloni che spesso si utilizza nello squat? Stesso identico concetto. Catena posteriore. Non sono le articolazioni del cameraman che... Allora, per quanto riguarda la catena posteriore, penso che molti conosceranno la cosiddetta sumo stance. Quindi i piedi si portano in alto verso l'esterno. Sarebbe magnifico davvero poter usufruire di una pedana leggermente più grande. In questo modo si riduce il range articolare sulla caviglia, sul ginocchio e si aumenta quello dell'anca. Prima abbiamo abbassato lo schienale completamente. Adesso alziamo. Questo mi aiuta a mettere in tiro la catena posteriore. E nonostante questa pedana effettivamente sia piccolina, non ci sono problemi. Se non avete la possibilità di
di posizionare i piedi completamente esterni, l'importante è metterli alti. Addirittura qui faccio in modo che le punte sporgano leggermente dalla pedana. La spinta va sul tallone, mentre prima era marcatamente sull'avampiede. I piedi sono extraruotati, cosa che mi permette logicamente anche di aprire i femori. E grazie a questo riesco a scendere parecchio in basso. Oddio. Se mi riprendi lateralmente, Matt. Guardate quanto range articolare c'è sull'anca. A questo punto attivo glutei posteriori, io mi concentro tanto sulla piega glutea e li contraggo. Sono in piena contrazione, però come potete vedere, se guardate il ginocchio non è completamente disteso, ma è una cosa assolutamente da evitare nella pressa. Quindi, piedi verso l'esterno, spinta che va sul tallone. Salute, grazie. Massimo rom sull'anca e si cerca di limitare quello sulla caviglia e quello sul ginocchio. Io consiglio sempre di rimanere nei primi 4 quinti del rom concentrico, ma se arrivate a una piena consapevolezza del movimento, oltre non si può andare. Scusate le riprese artigianali, però mandavo del giro a studio e l'ho girato. Mi vado a fare la doccia, che è il caso. Buon proseguimento.